Allora, soluzione degli esercizi di laboratorio sui modelli di processo. Avete visto che si trattava di leggere una descrizione di un processo e cercare di descrivere in maniera formale utilizzando i diagrammi di attività QML. Il primo esercizio era abbastanza semplice e riguardava l'ammissione di passeggeri a bordo. Lo leggiamo assieme e poi lo svolgiamo cercando di capire quali erano i punti più critici. L'assistente di terra di una compagnia aerea, prima di ammettere un passeggero all'imbarco, deve verificare la sua identità e poi procedere con la stampa dei documenti di volo. In dettaglio, dopo aver ricevuto il biglietto dal passeggero, innanzitutto deve verificare che il biglietto corrisponda al volo per il quale si sta imbarcando. Poi deve verificare che al biglietto corrisponda una prenotazione valida. Quindi richiede il documento di identità e confronta la foto con il passeggero e il nome sul documento con quello sul biglietto. Se i controlli precedenti hanno avuto esito positivo, l'assistente verifica la dimensione del numero dei bagagli. Se questi superano il numero consentito o la dimensione, allora l'assistente appone il cartellino di delivery at aircraft e spiega al passeggero che li dovrà lasciare prima di salire sull'aereo. Alla fine consegna il tagliando d'imbarco al passeggero e lo lascia passare. Quindi abbiamo una serie di controlli da fare. Andiamo ad aprire il nostro programma di modellazione. Creiamo un activity diagram. E iniziamo a inserire gli elementi. Allora, sicuramente c'è il nodo d'inizio, poi tornando al testo la prima frase è abbastanza generica e dalla seconda iniziamo a vedere i dettagli del processo. Dopo aver ricevuto il biglietto del passeggero deve verificare che il biglietto corrisponda al volo per il quale si sta imbarcando. Quindi, la prima cosa da fare è ricevere il biglietto. Poi si tratta di verificare il volo. Quindi abbiamo capito che cosa deve fare, e il passo successivo è andare a capire con quali regole. Non ci sono particolari vincoli. Se rileggiamo il testo, vi sottolineo una parola. Dopo. Quindi prima riceve il biglietto e poi verifica che il biglietto corrisponda al volo. Quindi c'è una sequenza, prima faccio un'attività e poi l'altra. Qual è il pattern che uso in questo caso? La sequenza. Okay? Quindi
La sequenza la descrivo con una freccia, quindi prima ricevo il biglietto e poi verifico il volo. Ovviamente il biglietto è la prima attività che faccio, quindi è quella che segue l'inizio. I miei informatori mi hanno detto che molti di voi hanno avuto un dubbio in questa fase e quindi molti di voi hanno avuto la tentazione, invece di fare una sequenza, di fare un parallel split. Il parallel split mi permette di descrivere una situazione in cui ho due attività che non hanno un vincolo di ordine ben specificato. Invece in questo caso c'è un dopo aver ricevuto verifica. Okay? Quindi attenzione a leggere accuratamente, con attenzione, il testo. Sì. Allora, non ho sentito bene, vedo se ripeto per capire se ho sentito correttamente. Tu mi chiedi se ricevere il biglietto non è un segnale d'ingresso. È questo che mi hai chiesto? Lo possiamo rappresentare come un segnale d'ingresso o no, dipende da come vogliamo, dal livello di dettaglio che vogliamo dare al nostro diagramma. Okay? Normalmente il segnale d'ingresso rappresenta una qualche interazione col mondo esterno che, diciamo, scatena una serie di eventi. In questo caso è proprio il primo evento, quindi sì, poteva anche essere rappresentato come un segnale d'ingresso. Quindi appena l'assistente riceve il biglietto, fa tutto il resto. Quindi sì, poteva anche andare bene a rappresentarlo come un segnale d'ingresso. Poi, tornando al nostro testo, deve verificare che il biglietto corrisponda a una prenotazione valida. Quindi, verifica prenotazione. E questo è seguito dopo, quindi poi. Quindi se io sto imbarcando il volo per Roma e mi arriva qualcuno con un biglietto per Monaco, prima verifico che sia effettivamente per Roma. Se è quello che è col biglietto per Monaco, lo mando direttamente via. Ovviamente la prenotazione non sarà valida. Quindi altro elemento che indica una sequenza, richiede il documento di identità. Richiede documento e confronta la foto con il passeggero e il nome sul documento con quello sul biglietto. Quindi confronta foto e confronta nome. Allora, sequenza, c'è un poi, sequenza, quindi queste due attività qui, confronta nome e confronta foto, non hanno un vincolo particolare di precedenza. Se andiamo a rivedere il testo, c'è scritto
Quindi richiede il documento e confronta la foto col passeggero e il nome sul documento con quello sul biglietto. Quindi in realtà non c'è un ordine particolare delle due attività. Quindi potrei rappresentarle, permettetemi di organizzare tutto in maniera un po' più ordinata. Potrei realizzarlo in questo caso con un parallel split. Quindi metto un nodo di fork e collego a valle della richiesta del documento e metto confronto foto e confronto nome in sequenza. Torno al mio testo. Se i controlli precedenti hanno avuto esito positivo. Quindi c'è un se. Il se però potrei chiedermi se metterlo in fondo, quindi diciamo dopo aver svolto entrambi i confronti del documento, quindi metterlo qui, quindi confronto, cioè verifico se il confronto della foto, il confronto del nome, la verifica della prenotazione e la verifica del volo hanno avuto esito positivo. In realtà, ragionevolmente, se il passeggero per Monaco arriva all'imbarco del volo per Roma, lo mando via subito, non gli chiedo il documento. Okay? Quindi i controlli ragionevolmente devono essere fatti prima. Quindi dopo ogni verifica faccio il controllo. Quindi dopo aver ricevuto il biglietto dovrò andare a fare un controllo. Quindi a questo punto, no scusate, non è qua, ho sbagliato, ma è dopo. Dopo la verifica del volo, quindi dopo la verifica del volo faccio un controllo, quindi se il volo è corretto, quindi su questo arco vado a mettere la guardia, la condizione che deve essere verificata per seguire quel particolare percorso alternativo. Se è corretto, proseguo e vado a verificare la prenotazione. Altrimenti, non c'è scritto cosa avviene altrimenti. Okay, non c'è scritto che il passeggero viene mandato via o altro. Ce lo possiamo inventare noi, oppure se vogliamo attenerci strettamente a quello che dice il testo, possiamo dire che il processo a questo punto finisce. Ricordatevi che quel simbolo di fine cosa fa? Prende il token che circola e lo distrugge, quindi a quel punto il processo non si muove più. Sta
state giocando a Monopoli, arriva il cane e si mangia la pedina. Avete finito la partita, ok? La stessa cosa la posso fare dopo, sì. Allora, quando mettiamo un blocco di scelta, una decisione, è bene indicare le guardie o condizioni, perché altrimenti quale via seguo? Cioè, non è ovvio se non metto l'etichetta. Cosa faccio? Io seleziono l'arco uscente dalla decisione e poi vado qui a mettere l'etichetta. In questo caso posso mettere altrimenti. O else, se vogliamo essere più brevi. Okay, in questo modo è chiaro, a fronte di una condizione, che percorso segue. Sì. Scusate, ma proviamo a dire che cosa dobbiamo fare per costruire se la prenotazione o il buono è... Allora, in un caso reale, sì. In questo caso non c'è scritto nulla, quindi o inventiamo noi che in questo caso mandiamo via il cliente, in questo caso, nel caso della verifica prenotazione, immaginatevi che arriva un passeggero col biglietto per quel volo lì, la prenotazione però non risulta corretta. A quel punto si apre tutto un processo di gestione di un evento eccezionale che è complicatissimo. Che ovviamente qui non è descritto. In un caso reale sì, bisogna indicare, bisogna andare a gestire i casi particolari, nel caso descritto non c'è scritto nulla e quindi diciamo semplicemente che finisce il processo. Poi abbiamo verifica prenotazione e qui facciamo un altro controllo, sposto in giù tutto il resto, metto un altro blocco di decisione, in questo caso se else seguo, termino il processo, altrimenti procedo a richiedere il documento. A questo punto potremmo anche andare a gestire il caso particolare in cui il passeggero non ha il documento. Okay. Però di nuovo non c'è scritto nulla, quindi immaginiamo che il passeggero abbia il documento, anche perché probabilmente non avrebbe passato il controllo bagagli prima, immaginando la situazione reale. Quindi abbiamo confronta nome, confronta foto, entrambi in realtà possono avere un esito positivo o negativo, quindi per entrambi dovrò andare a mettere una decisione che eventualmente mi fa terminare il processo. Scusate, ho dimenticato quassù di indicare la condizione dell'altro ramo, quindi verifico la prenotazione, se la prenotazione è presente, allora proseguo con la richiesta del documento, altrimenti termino. Qui
come al solito. Altrimenti se è corretto proseguo, e ho fatto tutti i controlli. Una variante rispetto a quello che ho disegnato finora è quella di avere un unico nodo di fine. In quel caso devo fare un blocco di merge che riceva tutti i rami dei controlli e successivamente il nodo di fine. Tornando al nostro testo, quindi se i controlli precedenti hanno avuto esito positivo, ma se io mi trovo in fondo, quindi dopo il join, vuol dire che sono andati, hanno tutti avuto esito positivo, quindi corrisponde la foto e corrisponde il nome, sono arrivato qui e proseguo se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, verifico la dimensione e il numero di bagagli. Se superano il numero consentito la dimensione, allora l'assistente appone il cartello di delivery aircraft. Quindi controllo bagagli, poi se c'è qualcosa che non va, allora metto il cartellino delivery at aircraft. Tenete conto che io qui dentro ho nascosto una serie di passaggi tutt'altro che banali, per cui se ho un bagaglio che supera le dimensioni la situazione è molto semplice: gli metto il cartellino e spiego che deve lasciarlo prima di entrare sull'aereo. Se il numero di bagagli che non corrisponde o supera il limite, a questo punto devo andare a spiegare al passeggero che il numero di bagagli è eccessivo, che uno lo deve mettere nella stiva e quindi devo scegliere uno di questi, mettergli il cartellino. Se poi ho una combinazione, quindi più bagagli che superano il limite le dimensioni, capite che andare a descrivere il processo può risultare un po' complicato. Quindi abbiamo detto che mette il cartellino e spiega al passeggero, quindi delivery aircraft, e poi qui spiegazione o spiega. Queste due attività nuovamente potrebbero essere fatte contemporaneamente, quindi io potrei aggiungere un altro nodo di fork quindi in questo caso extra
faccio successivamente un join. E a questo punto si riunisce, oltre al flusso che passa di qua, anche il flusso che passa di qua, nel caso in cui tutto abbia avuto un esito positivo, quindi non ci fossero bagagli extra. Quindi nel caso di bagagli regolari, vado direttamente e salto questo passaggio. Alla fine riconsegna il tagliando di imbarco al passeggero e lo lascia passare. Consegna tagliando. E se vogliamo metterlo separatamente, ammette bordo. A questo punto il nostro processo è terminato. Provo a mostrarvelo tutto, adesso che riesca. Farò stare tutto questo è il processo nella sua complessità. Okay? Allora, sì. Sì. Questo qua, questo qui. Questo qua prosegue, vado contro i bagagli se arrivano entrambi i. Allora, quando arriva il primo, immaginiamo che io vada con il passaporto con la foto sbagliata. Il nome corrisponde e quindi dopo questo confronto questa decisione prosegue e quindi qui mi arriva un token. La foto non corrisponde, a questo punto questo nodo di decisione fa andare il token di qua. Il token quando raggiunge il nodo di terminazione cancella, distrugge tutti i token, sia quello lì che quello che era restato nel nodo di join. E quindi in realtà quello ha atteso per un po' nel nodo di join, poi a un certo punto processo finito e quindi viene distrutto. Sì. No, no, no. Va benissimo mettere un unico nodo finale, l'unica accortezza da avere è di mettere un merge. Per ricongiungere tutti i casi di errore vanno tutti a finire in un unico nodo di merge e poi successivamente metto il nodo. Sì. Però era la soluzione con più nodi finali mi evita di tirare una serie di archi in giro che poi alla fine mi perdo, però è una soluzione valida anche quella. Corretto. Allora,
brevi considerazioni sul, diciamo, il processo di soluzione. Io ho letto il testo, ho cercato di capire che pattern avrei dovuto applicare, quindi sequenza, parallelo, scelta, merge nei vari casi, e ho iniziato a delineare il processo secondo il suo flusso più semplice, quello nominale, quindi va tutto bene, metto la sequenza di attività. Dopo ho considerato il se qualcuno dei controlli precedenti fallisce, e allora ho introdotto tutte le decisioni. Questa è una buona strategia, nel senso che se partite subito ad andare a considerare tutti i possibili casi, rischiate di perdervi. Quindi considerate prima il caso più semplice. Successivamente andate ad aggiungere tutte le varianti, i casi particolari. Questo è un consiglio o una strategia che è valida sia nel caso voi dovete descrivere un processo, sia che dovete descrivere una sequenza di interazioni, come vedremo quando parleremo degli casi d'uso. Quindi partite dal caso nominale e poi considerate le eccezioni o i casi particolari. Io ho disegnato il processo completamente in verticale, quindi il flusso parte dall'alto e scende verso il basso. È possibile anche andare a disegnare il processo da sinistra verso destra. Infatti, se andate a vedere qui sui nodi di join e di fork, io ho la possibilità di metterlo sia in orizzontale che in verticale. Perché chiaramente se disegno da sinistra verso destra, il join e il fork risulta più comodi averli disegnati come barre verticali. È consigliabile mantenere questo flusso, questa convenzione in tutto il diagramma. Una cosa che al limite potete fare è di andare a spezzare il diagramma e quindi fare più colonne, che terminata una si passa con la seguente. Quindi, ad esempio, considerando il nostro processo qui, potrei spezzarlo a questo punto, andare a selezionare quest'ultima parte del processo e spostarla qua di fianco. A questo punto il mio arco lo posso andare a sistemare in questo modo. È abbastanza ordinato, per cui riesco a seguire facilmente il flusso. Se andate un po' a destra, un po' a sinistra, un po' in alto, un po' in basso, non si capisce più nulla. Pensate che questo è uno strumento di comunicazione. Voi disegnate un processo, qualcun altro dovrà leggerlo, capirlo, verificarlo o realizzarlo in un sistema informativo. Quindi se scrivete qualcosa che non si capisce, viene a mancare lo scopo principale di questo strumento. Altro dettaglio, normalmente dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, perché quelli sono i flussi naturali, almeno per noi occidentali. Quindi è ovvio per noi seguire qualcosa da sinistra a destra e dall'alto in basso. Quindi
quindi se seguiamo questi orientamenti che per noi sono naturali, naturali fino a un certo punto, comunque fanno parte di un retaggio culturale profondo, facilitiamo il compito di leggere. Domande? Dubbi? Benissimo, direi che a questo punto allora